Per il palio di agosto la tartuca uscì a sorte decima. Folco tornò nella stalla del Chiassino per un gioco del destino, raro e prezioso. Il capitano Pino Rugani, in villeggiatura a Forte dei Marmi, delegò come al solito al Mazzini, affiancato dagli altri tenenti Ugo Bartalini e Ottaviano Neri, lo sminestramento del palio e Ganascia fu ancora in groppa a Folco per puntare dichiaratamente ad un altro storico cappotto dopo quello del 1886. Alla mossa della carriera la tartuca si ritrovò seconda al canape, partì nelle prime posizioni dietro all'Istrice e al Montone che presero la testa. Dopo la caduta dell'Istrice al primo San Martino rimase primo il Montone fino al Casato, dove Ganascia e Folco sfilarono al comando della corsa. Durante il secondo giro passò al secondo posto la Lupa, l'antagonista più insidiosa, con Ruello e Tripolino. Per la terza volta in pochi anni si rinnovava il duello tra la contrada delle Murella e quella di Valle Rozzi, un'incredibile coincidenza che si verificherà ancora più volte nelle decadi a venire, ma l'accoppiata tartuchina riuscì a rintuzzare gli attacchi di Tripolino e Ruello lungo le ultime due girate. Lo scoppio del mortaretto consegnava Ganascia e Folco alla storia del palio, mentre il popolo di Castelvecchio si abbandonava a scene di entusiasmo sfrenato per il cappotto conquistato. Celebre la scena dei due drappelloni di luglio ed agosto che si baciano a metà di via di città in mezzo alla folla trionfante. A Ganascia, rientrato in contrada come un eroe olimpico, le donne della tartuca regalarono tutta la mobilia necessaria ad arredare una camera matrimoniale nuova di zecca, la camera che Fernando avrebbe condiviso nella sua casa di Monticello con la moglie Ella. Il cassettone e l'armadio recavano l'incisione di una tartuca, a testimonianza della relazione che coinvolgeva in un rapporto affettivo non comune il fantino Amiatino e la gente delle Murella. La clamorosa duplice vittoria, il quarto all'oro in soli 3 anni, fece di Ganascia il re della piazza del tempo. Ora sì che poteva tornare da trionfatore al paese natio a raccontare agli amici di sempre, nei bar sulla piazza della chiesa, le imprese condotte sulla terra aspra di Siena, l'antica capitale, laggiù in fondo al paesaggio del cuore. Buona visione. Nel 2001, in occasione di una cena celebrativa dei cappotti del Novecento, quindi tra la tartuca e la giraffa, venne l'idea di fare un video, come si diceva allora, per ricordare, appunto, celebrare il cappotto nostro del 1933, il celeberrimo cappotto, di cui sostanzialmente c'era pochissimo materiale iconografico, anzi, a parte il numero unico, sostanzialmente non c'era né una foto né altro, a parte le foto successive della festa con i famosi protagonisti della vittoria con i due pali in Tommaso Pendola. E quindi fu messo insieme un gruppo di volenterosi di cui faceva parte Alessandro Belleschi come grafico, ovviamente, Giulia Barbarulli, c'era Riccardo Butini, Giovanni Gigli, Andrea Milani, Lorenzo Talli e il sottoscritto, e si buttò giù una serie di operazioni da compiere, tra cui intervistare alcune persone tra i pochissimi testimoni oculari ancora in vita e altri che avessero dei ricordi particolari, e poi fu scritta la sceneggiatura di questo filmato, era anche abbastanza ambizioso per i tempi. Fu ricostruita la corsa sulla base della cronaca giornalistica del tempo, dei vecchi giornali che erano del mio nonno, e sulla base della quale cronaca Alessandro Belleschi fece dei meravigliosi disegni bianco e nero con un po' di note di colore sulla tartuca, perché appunto non c'era nessun tipo di immagine che ricordasse quella corsa, quell'evento. Poi furono intervistati Giulio Pepi, Beppina Soldatini e Elena Stortini, Enrico Corbelli come persona più prossima a Ganascia, e grazie al Franco Pacchiani, che ci mise in contatto con Mormile, che aveva lo studio dove si montò il tutto, si potette realizzare
questa impresa. La corsa con le immagini di Alessandro Belleschi e che poi terminava con quella celebre immagine che mi aveva sempre raccontato il mio nonno, che era in quell'occasione, al Fiere di Piazza, dei due pali che si incontrarono davanti alla Chigiana, perché il cencio che risaliva ovviamente da piazza verso il Duomo fu incontrato da quello di Luglio che veniva giù dalla Tartuca, e quindi appunto raccontava al mio nonno questi due pali che furono fatti baciare proprio davanti alla Chigiana. Era una cosa, insomma, si ricordavano tutti coloro che erano presenti a quella meravigliosa occasione. E niente, poi la corsa fu anche corredata, questa ricostruzione della corsa, da una specie di cronaca, di radiocronaca del tempo, fatta sempre sulla base appunto della vera cronaca della corsa riportata dal giornale, con la voce del sottoscritto che imitava i cinegiornali Luce dell'epoca, che era un personaggio radiofonico che faceva a quei tempi. Venne fuori una delle prime operazioni video della collana, e poi ha avuto anche un sacco di seguito di pubblicazioni tra storia e memoria. Era uno dei primi video che non celebrava direttamente una vittoria dopo quelli del 91 e del 94, anche perché era qualche anno che non si vinceva, si sarebbe magicamente rivinto l'anno dopo. E poi, sempre magicamente, addirittura in occasione della stesura del numero unico del 2010, saltarono fuori delle foto inedite mai viste del corteo della vittoria, che oggi sono in riproduzione nel museo, con Ganascia, Folco e tutta la comparsa e la gente che seguivano i due drappelloni. La vita di Siena, come potete immaginare, era quieta, era amabile, era tranquilla. Passava una macchina ogni tanto, ma proprio ogni tanto, quando arrivavano il clacson con una trombetta di gomma. C'era un vigile, però, ai quattro cantoni per distribuire questo traffico, che era fatto da Calessini o da Barrocci e da qualche macchina. Uno alla Croce del Travaglio, mi ricordo sempre, e uno all'incrocio di Via Garibaldi, perché giù c'era la stazione e quindi ci poteva essere traffico. Pensate un po', nel centro storico, tre vigili a dirigere un traffico che esisteva, se esisteva. Via Contrada 6, quando eravamo a scuola, era la prima cosa che si diceva all'amico di banco, che o come, e se non... Non rispondeva, insomma, ci si rimaneva male, ma io sto a San Prospero. E poi, crescendo, hanno imparato a essere di una contrada, ma insomma, era già un pochino, si cominciava a sfilacciare questa città. Tutti ci si conosceva, c'erano dei negozi dove le nostre mamme si fermavano a chiacchierare del più del meno, a domandare notizie, come stava il tale, come stava il tal altro, se ha bisogno, mi raccomando. Era tutta gente che si faceva in quattro se qualcuno aveva bisogno di qualcosa. Lì al numero 32, lo ricordo sempre perché ci mandava, una volta era tanto, mi faceva girare le tasche il prete di Sant'Agostino, e una volta
Venne lì, dice, dove sta questa tale? Di ostal 32 in Castelvecchio. Oh, invece è stata al 30, vista. E qui io lo mandai al 32, lo mandai al casino. Questo prete, quando vide era al casino, ci rimase male. Se non se lo potevano entrare dentro, disgraziato. Non era ovvio, ora ci possano accadere. Insomma, in ogni modo. E questo coso, l'ho detto io, c'era questo casino, bello, la porta di fuori, ora un troiaio, ma allora sai che era tutto bene, la porta era proprio bella, poi c'era una bella scalinata, io quando c'entrava qualche uomo e andava dentro andavo a vedere come erano fatte le scale, con tutta la guida, bella. Poi le fecero chiudere e la padrona si chiamava, la chiamavano la Chicconè. C'era una bella guida, bellissima, rossa, però quando si arrivava in cima c'era un portone tutto imbottito con un oblò di vetro, non ci si arrivava, allora si faceva un pochino per uno, piazzi le spalle, e allora per me, come per tanti ragazzini, erano artiste, si ebbero, o passare un artista ora dove essere una vestita, e io quando potevo fuori ci chiamavano loro di sotto la persiana, bambini, e ci tiravano le caramelle, sempre di sotto. Schiero contenti, e li facevo io, quando sono grande ci vengo anch'io. Era un mondo completamente diverso, che magari assomigliava di più all'833 che al 2033, quando ci arriveremo, o ci arriveranno, perché io non ci arriverò. E quindi, era un tempo a passo d'uomo. Madonnina, diceva mia mamma, è andato alla Rizza, come dire è andato a Edimburgo. Erano anche da un punto di vista temporale. Loro le distanze le misuravano così. Arriva qui, vai qui a farmi questo, eccetera. Mamma, è sempre qui dentro l'estorto botanico, levati una volta, io vado a Sant'Agostino e venite a rampognarmi, perché che c'entra, ma figurati, io ti mando alla Voltarella, un mio a Palazzo del Diavolo, come dire, all'eternità infinita, era questa la vita. Adunanza generale del 29 giugno 1933, anno undicesimo. L'onorando priore assicura ai presenti che il Consiglio farà di tutto perché è di parere che le contrade vivono per il palio e questo bisogna procurare di vincerlo pur non facendo cose da pazzi. E mi ricordo della prova generale che Ganascia fece una corsa eccezionale e siccome prima il cavallo dava qualche preoccupazione per via del morso, mettendoci un filetto soltanto come aveva consigliato Bubbolo, Ganascia dette la via che soddisfece i contradaioli in una maniera eccellente. Tanto meno dal palco io vidi Ganascia portato in trionfo. Alla presenza augusta di Sua Maestà il Re d'Italia, di ministri, ambasciatori, gerarchi e cospicue personalità del mondo politico, artistico e aristocratico italiano e straniero, Siena, la divina città, ha vissuto oggi entusiasticamente la sua secolare festa, favorita da un tempo magnifico che ha voluto finalmente inquadrato lo storico e inimitabile avvenimento nella sua degna, naturale cornice. Tra la febbrile ansietà di 40.000 spettatori, dopo l'ammiratissimo corteo, 10 barberi sono usciti dal cortile del Podestà per avviarsi ai canapi entro i quali sono stati chiamati nel seguente ordine: Bruco, Nicchio, Selva, Leocorno, Aquila, Tartuca, Istrice, Pantera, Civetta, Lupa. Per l'irrequietezza di alcuni cavalli, i barberi sono stati fatti uscire dai canapi per rientrarvi con lo stesso ordine. La mossa è stata regolarissima. È partita in prima posizione la contrada della Selva,
seguita immediatamente dalla Pantera e dalla Lupa, che si è portata in testa all'altezza della cappella del Palazzo Comunale, mantenendosi prima per oltre un giro a diverse lunghezze. È stata poi avvicinata dalla Pantera, dalla Selva e Tartuca, la quale ultima ha infine impegnato una lotta accanitissima con la Lupa dopo aver superato non senza difficoltà le altre due. La gara, svoltasi a suon di nervate, è stata emozionantissima per un certo tempo, fino a quando, oltrepassata di poco al terzo giro la Fonte Gaia, la Tartuca è riuscita a superare la Lupa, caduta alla curva di San Martino quando era già stata sorpassata anche dalla Pantera. È così riuscita vincitrice, per merito del fantino Fernando Leoni, detto Ganascia, la contrada della Tartuca. Indescrivibile l'entusiasmo dei tartuchini, che hanno conquistato un combattutissimo e meritato trionfo. Della contrada vincitrice si è riversata una fiumana di forestieri, che hanno assistito a scene di vivo entusiasmo. Ecco, io ero nel casato ed ero nell'inferriata del tribunale. Ero montata su, nella finestra, così. E poi quando vivi era la tartuca prima, scesi e venni subito di corsa in contrada a dire che aveva vinto la tartuca, però nessuno mi ci credeva, perché forse ero troppo giovane, poi insomma, non so. E ci fu questo Ermanno Romboni che, per carità, non voleva assolutamente, no, dice, non è possibile, non è possibile. Io, vedete, l'ho visto, io ero lì e sono scesa. E difatti venni subito a corsa qua su Tartuca, ora non correrei, ma allora correvo. E venne a dirlo, insomma, che aveva vinto la Tartuca. È arrivato a correre il palio, praticamente il primo palio che ha corso, che oltretutto ha anche vinto, è stato nel 30 della Tartuca. E la Tartuca c'era un cavallo, una cavalla che mi sembra, ora se mi sbaglio, mi sembra si chiamasse Cardena, una cavalla oltretutto con parecchia pancia, e abbiamo provato un paio di fantini, diciamo, più quotati di lui perché più anziani, e non riuscivano a cavarci niente. Allora il babbo, il Domenico Leoni, detto il Moro, lo presentò ai dirigenti della Tartuca e gli disse: fate fare una prova al mio figliolo, tanto senza impegno, se va bene va bene, se non va bene lo scegliete, non c'è problema. A quel punto fece la prova, solo che quando arrivò nell'entrone a mettersi, diciamo, i pantaloni e il giubbetto andava bene, però i pantaloni gli rimanevano corti, e allora corse con i suoi pantaloni sotto e con i pantaloni della contrada, della Tartuca in questo caso, sopra. Al che, quando finì la prova, che stavano andando in contrada, una ragazza, una signora, non lo so, si rivolse a dirigenti, contradaioli, e gli disse: ma comprategli un paio di pantaloni più lunghi a questo fantino, sembra Ganascia. Ebbe, diciamo, un testa a testa con il Menoni, che era il fantino, diciamo, più forte dell'epoca, anche se in quel momento era abbastanza anziano, e mi sembra che corresse nella Lupa. A quel punto Ganascia cercava di passarlo e cercava di nervargli la cavalla negli orecchi, se non che il Meloni cercava di parare le nervate con il braccio. A quel punto, quando si accorse che non riusciva a passarlo, trattenne un po' il cavallo, invece di nervare il Meloni sul braccio e la cavalla nelle orecchie, lo nervò nella schiena e praticamente lo disarcionò, cadde e vinse il palio. Vinse il palio, e poi questo me l'ha raccontato, diciamo, tante volte, che andò a trovare il Meloni all'ospedale, anche perché nonostante tutto erano buoni rapporti, e gli portò, mi raccontava sempre, un pollo ed un fiasco di vino. Al che il Meloni, quando lo vide, gli disse: Fernando, dice, mi potevi picchiare anche più piano. E gli disse: ma voi mi potevi far passare anche prima. Adunanza generale dell'11 agosto 1933, anno undicesimo. Viene inviato un elogio da parte dell'Assemblea a mezzo del signor Gigli Silvio, a coloro che seppero in quei giorni di ansia ed attesa tenere alto il morale del prestigio della contrada nostra, culminandolo poi con la bella vittoria riportata. Un simile elogio viene inviato pure al fantino Ganascia, maggiore artefice e questa sera presente fra noi.
Appena le loro altezze reali si affacciano al balcone del Circolo degli Uniti, la enorme folla, che già gremisce ogni più piccola parte della piazza fino ai tetti, eleva un applauso formidabile che si prolunga per alcuni minuti e ripete ancora. La pista è quasi completamente sfollata dal pubblico, tanto che, dopo alcuni minuti, il campanone della torre del Palazzo Civico dà con i suoi severi rintocchi il segnale dell'ingresso del corteo nel campo. Alle ore di 5, i 10 corridori, in seguito al sorteggio, prendono posto nell'ordine seguente al canape: Valmontone, Tartuca, Selva, Leocorno, Civetta, Onda, Istrice, Lupa, Giraffa e Pantera. Il via è dato regolarmente. Si slanciano primi sulla pista l'Istrice e il Val di Montone, seguiti dagli altri in gruppo. Alla difficile voltata di San Martino, il cavallo dell'Istrice, malgrado gli sforzi del proprio Fantino, non ha voluto seguire la curva. Si è impennato andando a battere nella parete dei materassi che proteggono la curva. Ha preso perciò la testa il Val di Montone, seguito a brevissima distanza dalla Tartuca e dalla Lupa. La Tartuca, alla voltata del Casato, ha sorpassato il Val di Montone. Al secondo giro la Lupa, sorpassando il Val di Montone, si è accostata alla Tartuca, che però ha tenuto sempre il primo posto fino alla vittoria. Così la Tartuca, che aveva vinto anche il Palio del 2 luglio, ha fatto, come si dice in gergo popolare, cappotto, aggiudicandosi la 43esima vittoria. L'entusiasmo dei tartuchini è al colmo. Il rione è già in festa, mentre una massa enorme di contradaioli, fraccanti ed applausi, portano il drappellone della vittoria nella cattedrale per rendere onore alla patrona di Siena, che si venera nella storica Cappella del Voto. E praticamente vince il Palio della Tartuca, la contrada gli regalò una camera con tutte praticamente le tartuche, le tartarughe intarsiate nel letto, dei comodini, e un anello che ce l'ho io, l'ha regalato. A Ganascia le regalarono la camera matrimoniale, gliela fecero. E poi che fecero? Poi, allora poi non è come ora, ha visto, ora non ci vanno più a chiedere i soldi nelle botteghe, i fantini che vincano. Allora andavano, perché dalla contrada venivano pagati poco, e andavano nelle botteghe, passavano col palio e facevano, e gli davano soldi le botteghe, capito? Ora invece questo no, perché ne pigliano tanti dalla contrada che io mi ridarei, sicché. E allora e girava con il suo cappello, col suo zucchino, e gli davano soldi le botteghe, qualche cosa, ma gli avevano dato figura che a quei tempi, ma una lira no, gli avevano dato anche 50 centesimi. Al tempo del cappotto io mi ricordo che il fratello di Dionigio Lugani, che era subentrato nel 32, fu lui, Jacopino, una persona alta, distinta, che andava sempre al Circolo degli Uniti, quindi tanto vero che al Palio ci mandava i tenenti, che erano il suo luogotenente, a cui affidava tutto, perché lui la sera c'aveva da andare al Circolo degli Uniti, quindi seguiva per il cappotto. Chi fece il capitano fu l'ingegnere Ugo Bartalini, senza dubbio, accanto a Augusto Mazzini e Ottaviano Neri, che era un po' l'allievo, il ragazzo, allora si diceva, ma non come si dice oggi, cioè l'allievo proprio, vero e proprio. E quando passavano, questi tre si guardavano con una certa invidia, né col tempo con tanto rispetto e con tanta speranza. Adunanza di consiglio del 9 settembre 1933. L'onorando priore informa che la commissione incaricata delle trattative per la cena ha affidato la fornitura al proprietario del ristorante La Speranza, e per avere tutte quelle garanzie necessarie gli è stato fatto firmare un contratto per il buon andamento del servizio e l'ottima cucina. Il signor commendator Zarrocchi comunica che durante la cena presterà servizio la banda cittadina, alla quale verrà corrisposta la somma di lire 300.
L'onorando priore si incarica di chiedere alla Società Senese dei Cinematografi le sedie occorrenti per la cena. Viene stabilito di richiedere, per adornare il nostro rione il 14 corrente in occasione della tradizionale cena per festeggiare il cappotto, numero 6 bandiere e 10 braccialetti alle tre contrade alleate, nonché Aloha e Onda. Era un giubbetto di lenci, fatto non a strisce ma a fiamme, fatto proprio per occasioni particolari, per occasioni d'onore, non quello che correva sul cavallo, era quello di oggi. E mi ricordo di questo svilungone che era trattolato da questo o da quell'altro nelle piccole sale di allora, piene di gente, ai quattro, quelli che ora si chiamano quattro venti, c'erano quattro cappotti agganciati in alto per significare questa vittoria superba che si riallacciava a quella che riallacciava a quella del 1896, perché questi sono i due cappotti della tartuca. Donzo paese di pace, paese di sole, dove trascorrere tutta la vita vorrei. Dolci sentieri di sogno fra tenera aiuole, angolo di paradiso chissà dove sei. Vado a Donzo dove il cielo è sempre blu, dei passeri che svolazzano sopra gli alberi mi cinguettano di lassù. Quanta poesia, oh, vado a Donzo col mio cuore sognator, che girandolo per i viottoli dove olezzano sulle fronde mille fior che parlano d'amor. Questo è il paese dell'eterna primavera, è il paradiso dove nasce.